L'ordinanza emessa il 22 dicembre a firma del presidente Emiliano è frutto di un lavoro triangolare fra la regione, nella persona del presidente e dell'assessore Caracciolo, l'agenzia dei rifiuti regionale, nella persona del presidente del commissario Grandaliano e il consorzio. Rappresentata da me, ma sostenuta la mia posizione dall'unanime consenso e dall'unanime partecipazione di tutti i sindaci interessati, i sindaci dei 9 comuni, 8 perché Carapelle è commissariato. In estrema sintesi, l'ordinanza è importante ed è positiva perché uno individua sia come società, e quindi il consorzio, come ente assolutamente strategico nel ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Seconda questione fondamentale è che le autorizzazioni di concesse a SIA restano in capo a SIA. Sto parlando dell'impiantistica, quindi sto parlando della biostabilizzazione, ma anche del sesto lotto e dell'eventuale compostaggio, eventuale nel senso che è rinviato nel tempo, ma che si farà sicuramente. Questi sono due aspetti fondamentali, e cioè che SIA è strategica, due, che SIA rimane titolare di tutte le autorizzazioni. Terzo punto importante, la regione individua ASECO, cioè una società totalmente pubblica, i privati sono fuori da questa operazione, come ente, come società che darà un supporto tecnico a SIA. Principalmente il supporto tecnico è diretto a fare in modo che sia immediatamente, in tempi brevissimi, operativo l'impianto di biostabilizzazione. Per la disciplina dei rapporti fra ASECO e SIA, l'ordinanza è chiarissima. Sono rapporti di diritto privato. Le due società li regoleranno in rapporto di contraddittorio tra loro. Contraddittorio non significa contrapposizione. Quindi, privatisticamente, è chiaro che se ASECO spenderà dei soldi a favore di un impianto che è di proprietà di SIA o del consorzio, è evidente che noi poi questo denaro, quando sarà speso, lo dovremo restituire. Ma quello che sottolineo è che dalla riunione di ieri è già emerso che nel giro di pochi giorni, di qualche settimana al massimo, si sbloccherà un finanziamento regionale che era fermo a favore del completamento dell'impianto di biostabilizzazione. Francamente, lo stato di agitazione dei sindacati SIA mi è incomprensibile. Primo, non è vero che i sindacati non siano informati, perché tutto quello che sta succedendo, compresa l'ordinanza, era stata anticipata dal presidente, dal commissario Grandaliano e dall'assessore Caracciolo a me e ai sindacati una giornata d'agosto scorso. Stavamo insieme all'assessorato all'ambiente, quindi forse hanno immaginato chissà che cosa, ma sono gli impegni presi in quel mese di agosto che poi con i tempi burocratici sono stati mantenuti. Seconda questione, nessun dipendente perderà il suo posto di lavoro, nessun dipendente perderà un'ora di lavoro, nessun dipendente perderà una qualifica. Cioè non ci sarà nessunissimo, nessunissimo contraccolpo negativo, ma soltanto
effetti positivi per la sindaca. D'altra parte siamo 9 sindaci, siamo tutti e 9 contenti e soddisfatti, siamo tutti e 9 degli imbecilli, mentre invece la saggezza è esclusiva delle organizzazioni sindacali. Mi dispiace, io ho sempre avuto un buonissimo rapporto e sono contento di averlo avuto. C'è qualcuno che ho colto vuole fare polemiche contro Michele Emiliano per motivi politici suoi, e noi dobbiamo rimanere estranei a queste contrapposizioni. Beh, a margine della questione Silvia posso aggiungere che venerdì 5 gennaio il primo atto della Giunta Comunale del 2018 sarà l'approvazione del disciplinare esecutivo per il contratto che sottoscriviamo con SIA per quanto riguarda i servizi di raccolta e smaltimento rifiuto e soprattutto per quanto riguarda l'avvio della raccolta differenziata. Rubo un secondo alla vostra redazione. Parlare di raccolta differenziata davanti a una tazza di caffè o di tè, atteggiandosi a grande ambientalista, è facilissimo. Il problema è che per fare la raccolta differenziata occorre un'organizzazione, una programmazione, soprattutto occorrono dei soldi. Se noi non avessimo con grande attenzione e diligenza ottenuto un ingente finanziamento, quasi 1 milione di euro, per la raccolta differenziata e per acquistare i mezzi necessari per fare la raccolta differenziata, ovviamente adesso staremmo ancora davanti a una tazza di tè a discutere in maniera onanistica della raccolta differenziata. Invece nella primavera cominceremo la raccolta per zone e entro un anno tutta Cerignola avrà la raccolta differenziata. Grazie a voi.